Siamo arrivati all'ultima puntata di questo format, unboxing. Abbiamo giocato con, vado a memoria, Nicolò Barella, Cristiano Biraghi, Milan Skriniar, Samir Handanovic e Alessandro Bastoni. Ne manca uno. Vediamo a chi toccherà oggi. Curiosi? Robby, allora apriamo la scatola numero 1. Allora, partiamo col botto. Allora. Polenta, immagino. Bravissima, la polenta taragna. Come sei tu a tavola? Ma direi che mi piace molto. È un piatto che... Appunto, essendo io di Bergamo, a Bergamo è tradizione mangiare la polenta. La domenica magari è capitato spesso che mangiassimo polenta, polenta osea anche, come si dice. Ed è un ottimo piatto, assolutamente. E quali sono le altre specialità bergamasche? Vabbè, i casoncelli. Quindi i casoncelli bergamasca che mi piacciono un sacco. E qual è il tuo piatto preferito? Lasagne, ti direi. Lasagne sì, però sono una buona forchetta, mi piace un po' tutto, quindi... Però vabbè, così a prima chito ti direi lasagne. E ti piace anche cucinare? No, no, però è capitato qualche volta che mi cimentassi e era meglio che ordinavo qualcos'altro. Bene. Tornando a Bergamo, qual è il tuo legame con la città? Beh, Bergamo sono cresciuto, è nato mio figlio pochi mesi fa a Bergamo, ho voluto farlo nascere lì perché comunque... Una città a cui sono molto legato, sono cresciuto sia a livello umano che a livello appunto professionale, a livello calcistico, quindi sicuramente Bergamo devo tutto. E noi soprattutto viene in mente il tuo gesto di esultanza per un gol. Sì. Avevi fatto proprio qualcosa, no? Inerente alla polenta. Sì, lì era stata una coincidenza, visto che e quando sono arrivato qui all'Inter, dopo un po' di partite, non avevo ancora segnato in Serie A e ero stato da Cattelan proprio per cercare di fare questo gol e lui appunto mi disse: guarda, scegli un'esultanza perché finché non è un'esultanza non segnerai. Allora ho scelto l'esultanza della polenta e caso ha voluto che la giornata dopo ho fatto il mio primo gol a Cagliari. Cos'è? La bacchetta di Harry Potter. Bravissimo, bravissimo. Che cosa ti viene in mente guardandolo? Come facciate a sapere che mi piace Harry Potter? Noi sappiamo un sacco di cose. Harry Potter. Boh, la prima cosa che mi viene in mente è stato un Natale di non mi ricordo quanto tempo fa, che fu il mio primo regalo, fu il DVD della Pietra Filosofale. Mi piaceva, mi piace tuttora comunque Harry Potter come genere di film, è molto, molto particolare. Sono stato anche in America, sono andato a Universal Studios, che c'è proprio lo scenario di Harry Potter, che è stato davvero divertente. Se fossi un mago, il mago Roberto, e avessi quella bacchetta, che incantesimo faresti? Che incantesimo farei? Wingardium Leviosa. No, non lo so, guarda, io sinceramente mi ritengo fortunato e quindi non ho bisogno sinceramente di grandi incantesimi, grandi magie, ho tutto quello che mi serve, mi ritengo, come ho detto, fortunato, quindi le magie non ne ho bisogno. Sì. Perché Genoa effettivamente è stata una vittima importante per quanto riguarda il livello realizzativo, per quanto mi riguarda, anche perché non ne ho fatti moltissimi, quei pochi che ho fatto li ho fatti a loro e quindi diciamo che mi porta bene. Poi Genoa effettivamente è stata anche la squadra contro cui ho esordito in Serie A e poi appunto ho fatto mi pare 5 gol al Genoa. Quest'ultima partita che abbiamo giocato, che ho fatto gol e venivo da un infortunio e poi eravamo in grande emergenza
ti dirò, stretto i denti sicuramente per esserci, ma poi essendoci anche il Genet, non si sa mai che... E poi infatti alla fine è andata bene. Cosa ti ha dato e cosa ti sta dando l'esperienza all'Inter? Ma tanto, nel senso, quando sono arrivato è stato tutto un'emozione una sull'altra, quando sono arrivato subito in campo, tante emozioni, tutto, vedi tutto bello, tutto positivo, le cose stavano andando bene, penso di essere maturato molto e di aver immagazzinato tanta esperienza per tutto quello che è successo in questi 3 anni da quando sono qua e sicuramente mi sento molto più cresciuto da quando sono arrivato qua all'Inter. Siamo pronti per l'ultima scatola che è speciale, quella membership fatta apposta per te, Roberto Gagliardini, quindi scopriamo Vediamo. Cosa c'è. Vediamo qua. Chi è Duracell? Questo sì, è un soprannome che mio papà più che altro mi aveva dato da piccolo, perché comunque ero molto attivo, mi piaceva sempre, non mi fermavo mai, giocavo sempre a calcio praticamente. Andavo a scuola magari la mattina, pomeriggio con gli amici sul parcheggio a giocare, la sera a casa a spaccare qualche vaso in casa con mia mamma che si arrabbiava, però sì, tra me e mio fratello soprattutto eravamo sempre in movimento e per quello appunto mi è stato dato questo soprannome Duracell, per la voglia appunto di non fermarsi mai. Grazie Roby, allora lasciamo anche la pila e abbiamo terminato questo unboxing. Com'è andata? Bene, bene, mi sono divertito. Ho rimembrato qualche ricordo passato.